La terza domenica del tempo ordinario il Papa ha proposto di dedicarla all'attenzione alla parola di Dio. Dio parla all'uomo. Questa è la grande verità su cui si basa tutta la nostra fede e quindi tutta la nostra religione. Ma come Dio parla all'uomo? Brevemente vorrei dirvi come si ascolta la parola del Signore e attraverso che cosa Dio ci parla. Prima di tutto ci parla attraverso la Scrittura. Ci ha detto il Concilio Vaticano II che Dio parla all'uomo e si intrattiene con lui come con un amico. E la Scrittura, voi sapete, è contenuta nella Bibbia, dove c'è l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Attraverso questo testo Dio parla all'umanità, Dio parla all'uomo. Ma sarebbe troppo semplice se uno pensasse alla Scrittura come a un codice in cui andare a trovare, un prontuario in cui trovare le soluzioni della sua vita e trovare anche che cosa ne pensa Dio. No, no. Ci ha detto il Vaticano II che Dio parla anche attraverso gli avvenimenti, attraverso la vita, quello che Giovanni XXIII chiamava i segni dei tempi, quindi attenti ai segni dei tempi, perché è proprio nei tempi, nei segni dei tempi che si trova l'attuazione della parola di Dio che ci viene trasmessa dalla Bibbia. Importantissimo quindi guardarsi intorno e rendersi conto del mondo in cui viviamo e che cosa Dio ci dice attraverso la storia che ci offre, attraverso i tempi in cui ci fa vivere. Il terzo, Dio parla al cuore dell'uomo. E il Concilio Vaticano II ha sottolineato questo aspetto parlandoci della coscienza. In questo santuario in cui l'uomo, Dio si incontra con l'uomo, quello che praticamente Sant'Agostino chiamava il maestro interiore. Ecco che quindi l'ascolto di Dio non è un ascolto a voce unica, ma è un ascolto stereofonico che viene attraverso la parola di Dio, attraverso i segni dei tempi, attraverso l'ascolto interiore. Se fosse solo la parola di Dio potremmo rischiare di fare degli assolutismi o una lettura letterale della parola di Dio, sarebbe sbagliata. Fossero soltanto i segni dei tempi rischieremmo di fare della sociologia, fosse soltanto il maestro interiore potrebbe essere intimismo. Attraverso questo ascolto stereofonico, vi ripeto, la voce di Dio arriva a noi e guida la nostra vita. Credo sia importante aver chiaro queste idee per poter celebrare anche questa giornata in cui la parola di Dio, la voce di Dio è messa al centro di tutta la nostra attenzione. Buona domenica.